Benvenuto Uccisore di Demoni, in questa guida ti insegneremo come sconfiggere il Cavaliere della Torre. La battaglia che vedrai a schermo è stata registrata nella modalità Nuova Partita Più, il che significa che la difficoltà dei nostri scontri sarà più alta rispetto a quella della tua prima partita. Fatta questa premessa, ti invitiamo ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui video in uscita. All'interno dell'arena non troverai solo il possente cavaliere. A darti filo da torcere ci saranno anche diversi arcieri che devono essere eliminati per garantire maggior probabilità di successo. Oltrepassata la nebbia, ignora il cavaliere e corri verso una delle due scale alle sue spalle. Uccidi il primo arciere sulle scale ed entra nel corridoio laterale. Per far fuori i restanti nemici ti consigliamo di ricorrere all'uso di un arco o alla magia, perché attaccandoli corpo a corpo rischierai di farli cadere senza ucciderli. Fai attenzione alle magie lanciate dal cavaliere mentre ti muovi tra le mura. Non appena avrai liberato l'arena dagli arcieri potrai scendere e affrontare il boss. Avvicinati velocemente ai piedi del cavaliere cercando di restare alle sue spalle. La chiave del successo di questa battaglia infatti è colpire i suoi tendini di Achille fino a che non fuoriuscirà una forte luce. Dopo diversi colpi cadrà quindi al suolo, esponendo il suo punto debole, la testa. Ci sono delle piccole accortezze da tenere durante questo scontro. Non essere avido e colpiscilo al massimo per 3 volte consecutive. Dopodiché arretra leggermente per evitare di essere colpito da alcune delle sue mosse. La più pericolosa da evitare è il colpo con lo scudo che causa danni ad area. Ma utilizzando la tattica che ti abbiamo appena descritto dovresti riuscire ad evitare tutti i suoi attacchi senza alcun problema. Quando lo sentirai urlare dopo averlo colpito al tendine, corri indietro per evitare di rimanere schiacciato dal suo corpo in caduta e colpisci la testa con tutti gli attacchi che puoi. Se sei abbastanza forte, riuscirai a farlo con la prima caduta, altrimenti ripeti il procedimento fino al completamento dello scontro. Complimenti, hai appena battuto il Cavaliere della Torre e il tuo viaggio può proseguire. Se questa guida ti è stata utile, ti invitiamo a lasciare un like, a condividerla e a farci sapere nei commenti com'è andato il tuo scontro. Grazie per averci seguito, un saluto dai Crew Dudes.